Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it, benvenuti nella recensione di Nokia 150. Non si tratta di uno smartphone, si tratta di un feature phone, anche se io potrei erroneamente chiamarlo smartphone più e più volte, visto che ormai è quello il termine che si usa. Di telefoni non ne abbiamo mai recensiti sul nostro sito, abbiamo scelto di fare uno strappo in arrivo, in attesa dell'arrivo dei nuovi smartphone e anche feature phone di Nokia. Bene, fra un paio di giorni potrebbe tornare il Nokia 3310. Questo è l'alimentatore, è un alimentatore molto molto semplice, è un 5V 100mA, quindi 0.1A con cavo incluso, veramente la preistoria degli alimentatori. E questo è il nostro, no, non è uno smartphone, è il nostro Nokia 150. Nokia 150 è un feature phone, è ovviamente molto molto compatto, 118, 50,2, 13,5 mm, è molto stondato, entra benissimo in qualsiasi tasca ed è realizzato interamente in policarbonato. Non mi è sembrato un policarbonato particolarmente robusto, non quello dei bellissimi tempi di Nokia, ma più quello degli ultimi Lumia di Microsoft. Mi è cascato una volta da circa questa altezza sulla scrivania, sulla tastiera, e ci sono già due segni visibili, non in camera, ma ci sono due segni visibili. Speaker, LED flash, fotocamera principale e ovviamente la possibilità di levare la cover per inserire una micro SD, quindi ottima per la musica soprattutto, e qua sotto c'è una SIM in formato mini, ovvero quello che noi chiamiamo tra virgolette standard, quello grande. Un peso di soli 81 grammi, è veramente leggerissimo. C'è questa funzionalità sul display di cui adesso vi parlerò. Dell'hardware non si sa praticamente niente, se non che ha connettività dual band, che non c'è il wifi, che c'è il bluetooth 3.0 e che c'è la radio, c'è la radio FM. Oltre a questo nient'altro. La cosa buona è che il connettore, oltre al jack audio da 3.5, è un micro USB, quindi un connettore standard, e per il resto abbiamo uno schermo a colori TFT da 2.4 pollici non touch, 320x240 pixel. La risoluzione non è niente di che, c'è una modalità Glance, che sostanzialmente è l'Always On, che non è in realtà Always On, perché se adesso aspettiamo un po' lo schermo va a spegnersi, ma comunque ogni tanto mostra l'ora e mostra anche se abbiamo chiamate perse o SMS. Come vi dicevo, connettività ridotta all'osso, niente wifi, niente, andiamo a vedere, niente browser, nessuna funzionalità legata a internet. Ora, questa può essere sicuramente un'ottima cosa per tutti quelli che vogliono dare in mano magari a una persona anziana o a qualcuno che non vuole pagare per internet uno smartphone di questo tipo. Dall'altra parte può essere, secondo me, un po' un controsenso. Dopotutto i browser c'erano già molti e molti anni fa sui feature phone, in certi casi potrebbe far comodo. Poteva far comodo, secondo me, per esempio nelle impostazioni, la sincronizzazione Gmail, perché in quel caso avrei avuto la mia rubrica e il mio calendario, invece mi sono dovuto copiare a mano qualche numero che mi serviva e il calendario sostanzialmente l'ho perso del tutto. L'unica funzionalità multimediale in questo caso è la presenza del Bluetooth, che mi permette di inviare le foto che vengono fatte da questo smartphone, meglio di niente. In più abbiamo ovviamente la torcia, che adesso l'ho messa su off. Secondo me non ha senso che ci sia un menu on off, semplicemente premendo doveva accendersi e ripremendo doveva spegnersi. Questa è la nostra bellissima torcia, devo tornare qui e andare su off. Ci sono dei comandi rapidi qui, che li abbiamo, vedete, qui al volo, quindi per accendere la torcia, accedere al lettore musicale, eccetera, eccetera. Anche premendo il tasto di spegnimento abbiamo dei comandi rapidi, la possibilità di aumentare o abbassare il volume, la possibilità di accendere o spegnere il Bluetooth e quella di spegnere definitivamente lo smartphone. Al momento sembra che la versione disponibile sia soltanto quella europea e non ho infatti la lingua italiana, il che è un po' una noia, visto che non avevo per esempio il correttore del T9. C'è la funzionalità ovviamente del tastierino per scrivere alfanumerico, ma non ho trovato il T9. Ci sono i profili, ovviamente passare da quello silenzioso a quello normale tenendo premuto il tasto in basso a destra come nei vecchi tempi, non è più come ai vecchi tempi per bloccarlo, visto che adesso bisogna premere go to e poi choose e il telefono si blocca, per sbloccarlo invece spegnimento e tasto sinistro. Ecco, vabbè,
sopravviveremo per il fatto che la combinazione non è più quella di altri tempi, è secondo me stupido, lo dico chiaramente, il fatto che la gesture per bloccare non sia la stessa all'inverso per sbloccare. Salva fino a 500 contatti, la sveglia, anzi le sveglie funzionano a schermo, a telefono spento, totalmente spento, ne abbiamo la possibilità di inserirne 5. Abbiamo anche una fotocamera, una VGA con LED flash. La messa a fuoco in questo caso è non pervenuta, visto che il fuoco è fisso. Scatta, devo dire, velocemente, è subito pronta a scattare nuovamente. Le foto vengono, bah, vabbè, che ve lo dico a fare, vengono tanto perché le fa. La cosa più sorprendente è che andando nelle options abbiamo la possibilità di abilitare il flash manualmente, ma anche una videocamera. Quindi, accidenti, questo telefono fa anche i video. Abbiamo il lettore musicale che adesso vi vado a raggiungere, eccolo qua. Andiamo nella musica, andiamo a prendere il nostro brano di prova. Volume, devo dire, bassino, sufficiente per le suonerie. Mi aspettavo qualcosa di più, ok. Ok che c'è la suoneria di Nokia, ma il volume non è altissimo. La cosa simpatica è che è ancora possibile impostare un brano come suoneria, come ai vecchi tempi. Per quanto riguarda i giochi, abbiamo Snake Xenzia, che è una versione, secondo me, rimbruttita di Snake, visto che si possono usare i tasti 2, 4, 6, 8 per muoversi come ai vecchi tempi, ma intanto non è possibile giocare con i tasti 1 e 9. I veri pro usavano i tasti 1 e 9 per muoversi in Snake, però se vogliamo possiamo usare questo pad direzionale. Sì, sarà anche a colori, ma non è precisissimo. La buona vecchia versione di Snake era decisamente più precisa di questa, e soprattutto, vi ribadisco, si giocava ai vecchi tempi con 1 e 9. Tra l'altro adesso c'è anche questa palla che scompare a tempo, che ci dà un po' di punto in più. Vabbè, insomma, avete capito, c'è Snake, ma personalmente non l'ho trovato divertente come lo Snake di altri tempi, anche se ovviamente Snake per molti non è più divertente come altri tempi. Abbiamo la batteria da 1020 mAh che garantisce, allora io ve lo dico chiaramente, non voglio mentire, l'ho utilizzato un giorno e poi basta, visto che comunque mi sono dovuto portare dietro un altro telefono per WhatsApp, Telegram, internet, eccetera eccetera, visto che altrimenti con questo sarei diventato totalmente irreperibile da quel punto di vista. A spanne dovrebbe fare tranquillamente una settimana di utilizzo. L'azienda garantisce 31 giorni di standby, quindi non è impossibile crederci. Quanto viene? Noi l'abbiamo preso su E-Price a 45 euro, tutto sommato è un Nokia come dovrebbe essere un Nokia, anche se il prezzo è paurosamente vicino agli smartphone più economici. Ecco, questo è uno smartphone da dare a chi non vuole uno smartphone e magari è ancora giustamente affezionato al marchio Nokia, che garantisce qualità e un software molto semplice da utilizzare. Per questa recensione è tutto, un saluto da mobileworld.it.